Atta ha una particolarità, ha il cappuccio a coprire, che può essere sganciabile, ma ha questa visiera, che è completamente sganciabile, che viene integrata al cappuccio, quindi chiusa. E una volta inserita con il trench, ecco, crea appunto questa protezione totale e quindi permette il non utilizzo delle mascherine e di altri dispositivi. ATT nasce pensando all'azzeramento del distanziamento sociale ne necessario in questo caso pandemico, non rivolto solamente al Covid-19. Nasce dall'interazione con tecnici per eventi, sicurezza e via dicendo, perché era necessario pensare uno strumento, un dispositivo che fosse in grado non solo di azzerare la distanza sociale, ma di rendere visibile proprio per sicurezza il volto ed essere protettivo nei confronti dell'individuo. Quindi ATT vuole essere una capanna, quindi nasce come una campana di vetro a protezione della persona, si evolve nel design pensando anche a un riutilizzo non necessariamente in caso di pandemia e quindi a un riutilizzo quotidiano del capo. ATT ha una particolarità, ha il cappuccio a coprire che può essere sganciabile, ma ha questa visiera che è completamente sganciabile, che viene integrata al cappuccio, quindi chiusa. E una volta inserita con il trench, ecco, crea appunto questa protezione totale. E quindi permette il non utilizzo delle mascherine e di altri dispositivi che limitano comunque il linguaggio, la lettura del labiale, ma soprattutto non evitano il distanziamento sociale. ATT è fornito di tasche interne dove è possibile ricoverare eventuali altri dispositivi, guanti, mascherine, via dicendo. E in caso di non Covid, è un normalissimo trench. Il pensiero di ATT, il prototipo, è stato già realizzato ad aprile. Appena dopo il lockdown abbiamo iniziato a pensare proprio perché l'annullamento degli eventi e l'azzeramento di una serie di manifestazioni sportive, ludiche, teatrali, vi dicendo culturali, aveva creato comunque un blocco totale del lavoro in un campo in cui tante persone lavorano. Abbiamo lavorato io e il mio staff sul design, mentre per quanto riguarda il confronto tecnico, soprattutto per gli eventi, c'era con noi l'ingegnere Amaro, che è un esperto in materia di sicurezza e pertanto il confronto è stato continuo.